Noi stiamo parlando di lingua della comunicazione, non stiamo parlando né di lingua letteraria né di lingua per usi artistici. Noi stiamo parlando di una lingua che mi serve per capire se domani c'è sciopero, da che ora a che ora, a Roma, Bologna, Torino, a Milano. È chiaro? Invece gli articoli dei giornali italiani sono fatti in modo che ti dicono domani sciopero generale dei mezzi pubblici, in ogni città saranno garantite le fasce protette, va bene? Allora, quali sono le fasce protette? Dove sta scritto Milano come si comporta rispetto a Torino e Torino rispetto a Bologna e Bologna rispetto a Roma e Napoli? Cioè è necessario che qualcuno queste coordinate al lettore le fornisca. Invece i nostri giornali, dopo aver fatto questo cappello informativo, domani sciopero generale in tutta Italia, poi le fasce protette città per città, ti dicono la CGIL ha detto questo, la UIL ha detto questo, la CISL ha detto questo, l'UGL ha detto questo, questo di questo ai cittadini gli frega molto meno di sapere se il giorno dopo per andare a lavorare deve muoversi 2 ore prima oppure farsi accompagnare da qualcuno, se ce l'ha questo qualcuno. Non so se mi sono spiegata. Quindi cambia la prospettiva. Allora, per sgombrare il terreno da ogni equivoco, qui stiamo parlando di lingua di utilità sociale, non stiamo parlando di lingua letteraria, di lingua poetica, di lingua artistica, per gli usi artistici. Questo è un patrimonio, per fortuna l'Italia, come dire, a livello internazionale gode giustamente della fama di essere uno dei paesi più importanti dal punto di vista artistico ed è bene che manteniamo questo primato. Però un'altra cosa è la comunicazione efficace per, diciamo, gli usi quotidiani dei cittadini. Noi invece molto spesso, anche nel fare comunicazione pubblica, utilizziamo un linguaggio che deve soddisfare narcisisticamente innanzitutto chi scrive, invece di pensare a quello che capisce chi legge. Allora il discorso è quello di Calvino, e cioè che quando si parla di lingua della comunicazione, l'unico Dio a cui piegarsi è il destinatario, cioè mettere il destinatario in condizione di capirci. Quindi negli usi privati possiamo continuare a fare le frasi di 800 parole, penso che non sia corretto scientificamente, ma ognuno può fare nel suo privato quello che vuole. Però quando scriviamo per usi pubblici, istituzionali o comunque comunicazione di interesse pubblico, credo che bisognerebbe essere un po' più educati in senso etimologico del termine.